non succederà mai che si faccia oggi con Salvini ministro dell'Interno, ed è stato un errore formidabile del Partito Democratico non farla quando era al governo. Non è stato l'unico errore, ma è stato eclatante, no? Nella legge sull'editoria, nella legge sulla stampa. Possono permettersi di non scegliere tra destra e sinistra. Però quello che Stelle. Voglio dire è che, come è chiaro che Salvini ha una posizione molto netta sullo Ius Soli, è meno chiaro per me, per esempio, perché io quando l'ho chiesto alla senatrice ero obiettivamente curiosa di sapere che cosa lei ne pensasse come politica e come persona. Perché, per esempio, per me, come persona, se un bambino nasce in questo paese, sogna nella nostra lingua, ha paura nella nostra lingua, chiama i genitori a casa in italiano e quando loro gli rispondono in un'altra lingua lui torna a rispondere in italiano, quello è un bambino italiano, e non credo che la cittadinanza possa essere, diciamo, conferita come premio, perché c'è qualcosa di profondamente dispotico e di autoritario e di antidemocratico, contrario a uno Stato di diritto, nel tema del ti do la cittadinanza come un premio. Perché altrimenti, Giovanni, mi domando, in questa specie di cittadinanza a punti, lo ripeto, come fossero i punti del supermercato, allora chi demerita, per esempio, i tre ragazzi di Catania, italiani, che hanno violentato una 19enne americana l'altro giorno, demeritano e quindi gli viene tolta la cittadinanza, cioè deve avere tutti, no, questo principio. Allora, posso fargli notare una cosa? Travaglio, scusa. È una buona proposta, disse Travaglio, l'espulsione, facciamo un'isola che non c'è dove vanno tutti i delinquenti. Si potrebbe pensare. Si può togliere la cittadinanza a chi demerita e darla a chi merita. Guardi, le faccio... Però questo ci costringe ad essere degli eroi, non siamo costretti, sì, tutti le faccio ad notare, essere eroi, le faccio, no? Notare una cosa, la persona che rischiavamo di essere qui oggi a parlare di fatti ben più gravi aveva la cittadinanza italiana, era una persona che aveva ottenuto la cittadinanza italiana. Il bambino eroico non l'aveva. La cittadinanza non è un marchio di fabbrica, la cittadinanza è un'appartenenza. Ma guardi, io credo, non è che mai un fatto personale, termino, è un principio dello Stato di diritto, sono delle leggi. Gregorio, lasci terminare. Io credo che un percorso culturale all'interno anche di un profilo scolastico, perché ricordiamo che tutti i bambini presenti in Italia, fuori dalla loro cittadinanza, hanno gli stessi diritti sociali in termini di istruzione, di sanità. Sì, sì. Quindi io credo che un percorso all'interno di una comunità e di una società possa portare anche un ragazzo a 18 anni con una maturità e con la possibilità di avere da quel momento in poi dei diritti che senza la cittadinanza gli sarebbero preclusi, ad avere la voglia di chiedere la cittadinanza italiana perché si sente italiano a 18 anni. Prima sì, non io si sente italiano. Si ha una maturità telegrafica per la il quale problema. Si apprezza qualcosa. Giovanni. Lei l'ha sentita l'intervista, il ragazzino di 13 anni quando gli hanno chiesto ma tu la volevi la cittadinanza? Gli ha detto boh, ma a me sinceramente non me ne importava. Vabbè, nulla. Certo, non, vabbè, anni. Non mi basterei su quello per affrontare il problema. Mio figlio a 16 anni all'interno di un istituto, di un liceo classico, convive quotidianamente io con ragazzi che non hanno la cittadinanza, lei, ma sono italiani. Sì, io le parlo sinceramente e tranquillamente, se lei però non sottintende che c'è un profilo di iniquità nel fatto di apparare. Potremmo continuare ore, ma c'è una piccola pausa.